tranne il comunale 4 mesi dopo. Della Fortis c'è Paolo Abruzzese sugli spalti e basta. Il resto è tutta un'altra storia, la nuova storia del calcio biancazzurro. Si scrive Terlizzi il nome che compare sui comunicati ufficiali. Si legge a tutti gli effetti USC Trani, che esordisce con il piede giusto nel campionato di eccellenza. Il Castellaneta non è un avversario irresistibile, è vero, ma il 3-0 finale maturato sul prato del comunale è frutto soprattutto della prestazione positiva dei ragazzi del presidente Maurizio Pavia e del tecnico Massimo Pizzulli. L'impatto migliore sul match è di chiara matrice biancazzurra. Trani che bossa due volte i tarantini nei primi 10 minuti. Dipinto, lanciato in profondità, prova a superare Cofano con un lob, ma l'estremo difensore del Castellaneta se la cava egregiamente. Inutili le proteste per un presunto tocco irregolare di quest'ultimo fuori aria. Caputo sceglie di calciare dalla distanza con la soluzione di Potenza, mira imprecisa. Cofano forse tocca per Lillo di Brindisi, no, niente corner. Campo, uno dei più ispirati dei padroni di casa, lavora un ottimo pallone per Petruzzella, che viene caricato alle spalle in piena area, probabilmente in maniera regolare. Anche in questo caso però l'arbitro la pensa diversamente. Punizione di Campo, palla a Petruzzella che non controlla bene e perde l'attimo buono per andare alla conclusione. Sempre, solo ed unicamente USC Trani. De Santis a metà frazione cerca e trova Petruzzella, che sceglie la soluzione incrociata. Cofano ci arriva anche abbastanza agevolmente. Il Castellaneta non pervenuto, almeno sino al minuto 27, quando mette i brividi ai padroni di casa. Orizzonte deve impegnarsi a fondo per respingere il tentativo di De Vito. Poi Basile sbaglia il tap-in. Di nuovo Trani, campo per Petruzzella che fa tutto bene, fatta eccezione per la cosa più importante. I biancazzurri decidono di inserire il turbo nell'ultima tranche del primo tempo. Campo veste al meglio i panni del rifinitore. Dipinto si presenta così ai suoi nuovi tifosi con la sua specialità preferita, il gol. 1-0 USC Trani, rete di pregevole fattura. Non basta il minimo vantaggio ai padroni di casa, che infatti raddoppiano già prima dell'intervallo. Tutto molto bello, Dipinto apre per Campo, Campo mette in mezzo per Petruzzella, che realizza la rete del 2-0. Vittoria ipotecata già a metà percorso. La ripresa si apre non solo con l'USC Trani ancora in attacco, ma anche con il bisticcio in tribuna tra il presidente Maurizio Pavia e l'ex patron della Fortis Paolo Abruzzese, motivo del contendere il posto occupato nel primo tempo da Pavia, che Abruzzese rivendicava essere suo. Meglio, decisamente meglio, quello che accade sul prato del comunale, con il gioco a due Petruzzella e Dipinto. Quest'ultimo centra la traversa a Cofano praticamente battuto. Niente tris per il momento, neanche quando ci prova Petruzzella servito da Campo, neanche quando Petruzzella si porta bene la palla sul mancino, ma conclude debolmente e centralmente. Idem su questo doppio tentativo tranese, prima con Capriati, poi con il solito Dipinto. Il Castellaneta resta in 10 uomini poco dopo la mezz'ora, doppio giallo e rosso per Amandonico. Fiammate conclusive, Dipinto va giù in aria per l'arbitro e simulazione ed estrae il giallo. 5 minuti di recupero, nel secondo Campo trova la deviazione in corner di Cofano. Nel terzo l'USC Trani conclude la partita col botto. Campo per Dipinto, tacco di quest'ultimo per Dell'Olio, che firma così il tris. Finale al comunale 3-0. Per fare una prova servono 3 indizi, una non basta, ma l'inizio dell'USC Trani è certamente incoraggiante.